tutte le persone intervenute per le gentili e belle parole che sono state rivolte nei confronti della mia persona. Un ringraziamento particolare al sindaco Romizzi, che mi ha regalato a giugno una bellissima giornata, perché essendo perugino alla generazione ho avuto l'onore di condividere l'iscrizione all'Albo d'Oro insieme con Lunci. Per cui grazie sindaco di nuovo per questa cosa. Oggi un altro onore, forse un po' troppo, Lunci mi conferisce questo premio della bontà, città di Perugia, e che considero un grande onore per me. Interpreto questo premio non solo dato alla mia persona, ma dal momento che il lavoro di ricerca ed assistenziale rappresenta sempre un lavoro di squadra, lo interpreto come un riconoscimento anche nei confronti della scuola ematologica perugina e di tutte le persone che nel mio laboratorio hanno contribuito a raggiungere questi risultati. E un ringraziamento particolare, si è parlato di solidarietà, lo rivolgo al Comitato Chianelli. Ringrazio Franco Chianelli per essere qui presente quest'oggi. Quest'anno cade il 25esimo anniversario, no, Franco, dell'associazione. 25 anni che sono stati accanto all'Istituto di Ematologia e di Oncologia Pediatrica in varie forme di sostegno, che vanno, lo ricordo, dalla Residence Chianelli, dal completamento del Day Hospital all'ospedale Silvestrini, dalla prima pietra che fu messa del centro di ricerche oncoematologiche, dal sostegno attraverso borse di studio e diciamo sostegno per ricercatori a tempo determinato e sostegno anche alla ricerca che è venuto in questi anni nei confronti del nostro istituto. Ma lo ringrazio anche perché all'interno si parla qui di dedizione ai pazienti, di attività di ricerca, ma anche di dedizione nei confronti dei pazienti, dell'assistenza. E in questo abbiamo imparato molto dal Comitato Chianelli, per esempio attraverso i gruppi di multidisciplinarietà. Noi abbiamo dei fisioterapisti, abbiamo dei psicologi che ogni giorno cooperano insieme con i pazienti per assistere dei malati che sono malati difficili, sono malati che talora non hanno speranza, ma in altre situazioni possono invece percorrere anche la strada della guarigione. Però questa strada è una strada difficile, rimangono talora per 2 o 3 mesi in camere a flusso liminare sterili, con difficoltà di contatto all'esterno, pertanto sia nell'ambito dell'oncologia pediatrica, perché questo problema è ancora più sentito ovviamente dei bambini, che nel nostro istituto di ematologia. Il Comitato Chianelli è stato fondamentale.